in questo nuovo video di Roblox. Quest'oggi siamo dei pesci e il nostro obiettivo è diventare dei pesci sempre migliori o qualcosa del genere. Insomma, una mappa simulator di pesci sembra molto carina. Dovremo guadagnare sempre più soldi, migliorare sempre di più e diventare fortissimi. Guardate quanto sono carino. Sono troppo carino. Ma dimmi che quando nuotiamo abbiamo gli occhietti felici. È vero, non ci avevo fatto caso. Fa molto ridere. Allora, io parto ovviamente dalle monetine più piccole. Esatto. Perché ho visto che ci sono anche dei forzieri da 480, ma ovviamente adesso non li posso fare. Siamo insieme a voi, ragazzi, anche se siamo tutti dei pesciolini, quindi siamo tutti uguali, sì, sostanzialmente, però giochiamo sempre con voi. Però non so se lo siete, se lo siete. Se lo siete, perché sì, ho letto dalla chat e mi sono confuso da solo, sono scemo. Non so se lo sei, ma basta che premi una volta per poter prendere le cose, non devi spam premere. Ah, okay, perché no, anch'io stavo spam premendo, sì, stavo e poi ho capito. Spam premendo, io in queste mappe spammo sempre, anche quando le facevo in live mi dicevano fare, magari che non c'è bisogno, basta che premi una volta, io, ah, ecco, sì, esatto, grazie. Comunque sì, siamo con voi, come sempre potete giocare assieme a noi su Roblox, che è una cosa super mega carina. E quest'oggi però siamo tutti dei consolini pesci. Ah, esatto. È bello. Mi stanno già mandando delle richieste anche di trade. Anche a me. Tu che fai? Le accetti? No, le sto rifiutando. Non io voglio no, partire con dei buff. Perché se lo so già, io lo so che siete troppo gentili, poi mi date le cose super OP e ovviamente poi mi ritrovo già con tutti i super buff e cose del genere. Invece voglio un attimino ingranare da sola. Il problema, Fere, è che io non ho guardato nulla della mappa prima di iniziare, mm-hmm, e non ho idea di cosa dobbiamo fare. Cioè, allora, abbiamo guadagnato dei soldi per cosa? Non lo so. Vedi? Bella domanda, Steph. Non ne ho la più pallida idea, nemmeno io. Sto cercando di capirlo nel mentre che parlo, ma continuo a non capirlo. Io sono guppi 31%. Allora, ho trovato... Ho 800 sfere, queste che abbiamo qui sotto. 1000 soldi, non lo so, adesso lo scopriremo. Scusami, hai 1000 soldi? Sì. Come? Monete. Come fai facendo, a avere? Facendo un botto di monetine. Ma solo quelle da 20? Quali quelle da 20? No, faccio anche quelle da 110. Ah. Riesci a farli, ma anche quelli da 90. Basta che non fai quelli da 400 che sono fortissimi. Ma scusa, io ho 59 soldi. Io ho 1100, Steph, oh, più 800 di quelle perle. Ma che credo stai facendo? Fare? Ma come è possibile? Perché sono super esperta in ste mappe. Ma non è che mi stanno aiutando? Mi stanno anche aiutando, sì. No, ma aspetta, sì, mi ha dato il reward complete e ho guadagnato tipo 800. Ok. Ok, perfetto. Steph, penso di aver capito, vieni qua. Dove? Non so dove sei, come ti trovo? Ecco, ti sei già qui di fronte. Dobbiamo prendere queste uova, giusto? Questa è da 4000, che è lo shiny. Prendiamo questa da 400. Esatto, e però... E prendiamo pesciolini migliori. Poi, a quel punto, noi li dobbiamo equipaggiare? Credo di sì. Praticamente adesso sono un pesce che fa 17 a colpo. Ah, okay, ok, chiaro. Quindi in pratica compriamo i pet, diventiamo più forti, abbiamo più soldi. Ok. Esatto. Ci sono anche i pet shiny, ho visto, quindi tanta roba. Chiarissimo, chiarissimo. Tanta roba. Io sono indeciso se continuare a comprare i pet e sperare di essere fortunato. Perché altrimenti non so veramente forse, come fare. Forse sì. Perché hai notato che senza i rewards siamo veramente lenti? Esatto. Allora. È proprio così. E Guppy, stai facendo la percentuale? Che magari ci evolviamo in qualcosa di diverso? Allora, il Guppy? Giù, basta a destra. Vedi che hai Guppy con una percentuale. Ah, quanto sei? 66%. Io sono 85%. Com'è che stai tryhardando oggi? Non lo so, Steph. Le vongole. Io sto semplicemente facendo, non rompere. Mi sembri un pochettino troppo... Sì, che poi non sono proprio vongole. Dove prendi le perle? Quindi sì, sono proprio perle. Sì, sono proprio perle. Sì, sì, sì. Allora, ho completato delle missioni. 2000! Perché ho fatto anche un reward. Ok, bello. Sono pieno di soldi. Ma il pet nuovo quanto costava? Ti ricordi tu? Quale? Quello shiny? No, il secondo. Il secondo comprabile. Non credo che sia shiny quello. Sì, per... sì. È shiny? Sì. Non ci sto capendo più. Allora, c'è quello base da 400 e quello shiny da 4300. Vabbè, ma se è troppo. Cioè... Così. Ah. Io però ho già 1800, quindi potrei provare. Però aspetta, sono a guppi 99%. Vediamo che succede. Ok, mi sono evoluta. Davvero? Sì, ho completato il rank guppi. Adesso sono un minnow. Anch'io sono un minnow. Ok, quindi vedi, si sale anche di grado, Steph. E cosa cambia? Probabilmente siamo più forti. Non lo so, cercheremo di capirlo. Se lo dici tu. Allora, vado a comprarmi. Io mi compro un shiny. Allora, ci provo. L'ho già comprato anch'io. Ci provo, ho speso tutti i soldi.
Allora, cosa ho trovato? Non ho capito se sono stato fortunato. Anch'io. Però fa 28, quindi comunque è un passo avanti. Il mio fa 26, quindi sì. Ho trovato praticamente la versione di quello arancione che avevo prima, però shiny, tecnicamente. Ok, ok, okay. Allora, praticamente, se tu trovi dei pesci uguali, mm-hmm, ne devi avere fino a 3. Ok. Li puoi combinare, però costa anche le perle. Quante perle? Allora, ora te lo dico, scusa un attimino, sto guardando nel mentre che te lo dico. Allora, Shiny World, se io li seleziono, mi dice 3000. Non so se il prezzo aumenta, se poi ho altri pesci, perché devono essere proprio dello stesso colore. E io al momento ce li ho tutti diversi. Ok, quindi non ce li ma ho come, tre uguali. Dove lo vedi questa cosa per unirli? Qui, c'è lo Shiny Upgrade. C'è proprio l'edificio, Steph. Ah, eccolo. Ok, vado. Sì. Ci siamo. Ok, dai, ragazzi, ho capito tutto. Shiny World. Seleziono questo più questo. Considera che ne ho due, ma non è vero, io ne ho tre. Perché forse l'altro che hai è shiny. No, non è la shiny. Aspetta. E ovviamente, Steph, è per farlo diventare shiny. Quindi se ce l'hai già shiny non vale. Però ho trovato un posto dove entrare. Dove sei andato? Claim Rank Reward. Lo posso prendere questo? Praticamente c'è una sorta di cosa per terra incredibile, eh? Sì. Ecco, se tu ci entri. Ci sono entrata, ma che figo. E c'è tutta una zona di portali, questo sono io. Ciao. Che ci facciamo? Vedi che ci sono tutti i portali per andare nelle zone? Ok. Basta. Però non ce le abbiamo queste zone al momento. Lo so, torna nel corallino. Allora, no, io ho scoperto che per sbaglio avevo equipaggiato il pesce sbagliato e quindi non vedevo questi tre. Quindi io posso fare così e fare l'upgrade. E diventa shiny? Sì. È quello che ti dicevo. Sì, il problema è che è diventato banalmente un 29. Io avevo un 28. Beh, certo, perché shiny è quello. Cioè, perlomeno i pesci in questa zona sono così. Ho letto un 23-17 gigantesco. Allora, ma questa roba cos'è? Ah, ok, no, grazie. Assolutamente. Hai visto quanto è lento il nuovo rank? Sì. È una roba indecente. Io sono al 3%, Steph. 3%? Sì. Ma è terribile, Fere. Tu quanto sei? Io sono al 3% pure. Allora perché mi hai fatto il terribile? Sai che tu sei al 3%? Perché tu sei la bidoniera. Aspetta. The Monster Clam. Ma non l'ho ucciso. Scusami. Ma chi è? Chi è il pesce? Scusami. Però ci deve essere uno fortissimo. Ci deve essere qualcuno che ha giocato. A saperlo gli avrei dato almeno un colpo. Anche io, accidenti. Ci potevi avvisare? Dici, ehi, andiamo a fare il boss. No, Steph. Qua ci deve essere il pesciolino super OP, quello che ci ha giocato 200 ore. Esatto, mappa. Esatto. No, chissà chi è. Pere, ad ora in poi mi puoi riconoscere in giro? Perché sono un pesciolino con un UFO in testa. No, l'hai comprato? Sì. Oh, lo voglio comprare anch'io, aspettate. Quindi adesso ho un UFO in testa. Allora, questo è il cappellino da gentleman, vediamo dov'è. Non mi vedi? Non ti vedo con l'UFO. Eccoti! Vedi? Sì, sì, sei questo. Sono molto carino. Molto. Hai shoppato 100 Robux? Dai, Steph. 100 Robux, grazie. No, che ridi, per un cappellino. Sei ridotto. E non ne vale la pena perché è inutile. E infatti. Non potevo saperlo, amica mia. Mannaggia okay. A te, guarda. Cos'è sta roba? Guarda, incredibile. Cosa stai trovando? Io adesso me ne vado nella prossima zona. Steph? Cosa hai trovato? Sei nella prossima zona? Adesso ci vado anch'io. Hai shoppato anche i soldi? No. Non si può. Non c'è il modo. Ho cercato ma non c'è il modo. Come hai cercato? Guarda, non c'è il modo. Che persona terribile. Questo qua. Allora andiamo. Nuova zona. Sbloccato Atlantide. Sì sì sì. Come hai fatto ad avere i soldi? Come hai fatto? Io non ce li ho minimamente. Ma sei detto che sei nella prossima zona? No, ti stavo mentendo. Ah, boh, farmato. Io ho 4000 ancora. Come 4000? Allora, aspetta, hai spawnato il boss. No, arrivo. Torno indietro. Come si no, torna indietro? No, dai, ma l'ho ucciso con un colpo. Ma che cos'è? Ma che cos'è? È una scoteca. E che cos'è la scoteca, la scoteca? È troppo potente. Allora, Fere, sei nella seconda zona? Sì, allora, qui i pet costano un rene, Steph. Sì? Quello base 4.800, quello shiny 53.000. Dove sei? Dove sei? Io sono appena arrivato. Eccoti, sei questo? Quale no, sei? No, non sei questo. Questo qua io. Sì, come cavolo sei diventato Fere, così? Guardami, seguimi. No, Steph. No, no, vieni. Steph, no. Guarda. Cosa hai shoppato? 2.400? Solo un colpo! Ti sei fatto dare un pesce. 6.000. Solo un colpo! No, voglio il trade anch'io. No, non è giusto. Dove sono tutti? Dai, io non ho barato, Steph. Ecco, accetta. Sì, accetta. Dammi un... No, però mi stai dando un pesce comune da 16. Però questo 18 è carino. No, uno potente ne voglio, amico. Ti do questo. Sono potentissimo. Io vado a fare il boss. Vieni a fare il boss, Fere, che ti do una mano. Vieni. Ah,
non mi stavano dando niente di troppo. Qua sopra, sopra la testa. Ok. Vedi il boss? Sì. Ok, inizia a colpirlo. Tanto guarda le sbelle che gli tirò. Sei ridicolo. Comunque per lo shoppato con Robux. Come l'hai shoppato? 500 Robux. Ma sei scemo? Me ne fa 30.000 di danno. Sì, ma 500 Robux. Sono potentissimo. No, no, no. Io pensavo te l'avesse dato qualcuno. No, 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 no. Guarda quanto sono potente. No, 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 lasciami in pace. Lasciami in pace. Mi ha pagato 2.800. Bello. Però speravo che desse soldi, non bolle. È vero, deluso. Sì. Sì, me ne date un po'. E ancora non mi posso comprare neanche un cappello. Quindi non ha senso. Allora, quanto costano i pet di questa zona? Così faccio una cosa carina. Allora, fatemi vedere. Costano 4.008 quello bug. Ok, ti compro quello da 53.000 e te lo regalo. Sì, bello. Aspetta perché non ce li ho. Però li faccio. Ma perché adesso fai soldi velocissimi? Beh, Fere, io faccio one shot a qualunque chest di questa zona. Allora aspetta, vengo a farmare con te. No, perché non ti dà nulla. Fere, ti dà in base al tuo danno. No. E poi te l'ho detto. Non rompere. Boh, dico io. Perché insisti? È ovvio perché che sia così. No, non è così. Queste mappe sono diverse. Me lo dicevano anche in live. Bah. Mi pare che in base a... non lo so, a tipo una percentuale che comunque ti dà. Non lo allora, so, non lo so, non allora, me lo ricordo. Ti regalo un pesce che fa 176. Vai. Allora, quindi devo fare trade. Poi prendo Fere. Accetta? Accetto. Ok, tieni. Bello. Preso? Bello, me l'ha dato? Bellissimo. Ho preso un nuovo cappello. Che fa più 15. E sono tipo... no, ma sono troppo carino. Mi regali l'altro cappello? Me lo puoi regalare? Si può? Non lo so. Fammi vedere. Tanto te lo sei cambiato. Not tradable. No. No. Allora, ma quanto costano i cappelli? Cambiano i prezzi? Tutti 15.000. Ma siete pazzi. Ne ho 6.000. No, sono pazzi, eh. E sono totalmente inutili, sinceramente. Sì, 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 esatto. Non si cioè, la differenza si nota pochissimo dei capelli. Buongiorno. Allora, qua ci sono delle casse da 35.000 di danno. Bello. Quindi e chi le fa? Ci metto due hit anch'io qua. Però quindi vado molto più veloce in sta zona. E i pet, quello che costa di più, Fere, costa 316.000. Sì, buongiorno. Buongiorno proprio. Però se riesco a farlo, ti faccio andare molto più veloce. Comunque alla fine concettualmente è simile a Pet Simulator X. Che io ho finito in live quella. Ma chi seguiva le mie live sei un pesce. Se lo ricorda, esatto, io quella l'ho finita. Poi vabbè, l'hanno aggiornata, quindi adesso mi mancherà qualche zona non completata. Però sì, è molto simile. Vero? Molto molto, sì 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 sì. Allora, cioè più o meno il concetto è sempre lo stesso. Tacchete. Quindi posso comprarti il pet e ti faccio sapere cosa mi capita. Steff, vieni a fare il mostro qua. Fere, mi è capitato il 3% del rosa. No, bellissimo. Ma sei sicuro che me lo vuoi regalare? Sì sì sì. Sicuro? Fere, fa 1.700 e faccio 30.000. Ah, a posto. Allora, qui stiamo provando a fare il boss, ma ovviamente nessuno ci riesce. Però io adesso prendo il pesce super OP. Tieni. No, che bello. Vero? Ma è bellissimo. Lo so. Ma è bellissimo, ho cambiato. Bam, bam. C'è sto coso con 600.000, buonanotte proprio. Arriva a darti una mano, aspetta, torno lì. Andiamo. È all'Atlantis. Troppo carino, Steph. Lo so. È troppo carino. Sembra fatta apposta. Ma esatto. Ho dato il pesce di Fere, eccomi. Sì, guardami, sono qui al lato. Aspetta, vabbè, che faccio un attimo giù fuori è boss. È troppo carino, Steph. Pa-pam, pa-pam. Fere, ma non ti fai nulla, tanto dalle bolle sto boss. Però io voglio comprarmi un cappello. Ok. Capito. Vorrei. Comunque sono una carpa adesso, ho notato. Io sono un goldfish. Anche okay, se sono tutto scuro, strano. Okay. Fatti vedere meglio. Guardami. Se ti fermi. Guardami. Sì, è proprio Fere. È proprio Fere. Ah, esatto. Allora ho 50.000. Ancora o non ho i soldi per andare nella prossima zona. Nonostante Steph mi abbia fatto i big regali. Ma infatti te l'ho detto che è lunghissima assurdo sta mappa, eh. Sì, ma anche Pet Simulator X era così, eh. Cioè, figurati che a me davano i pet super OP, Steph, perché quella la giocavano un sacco. E anche così comunque ero lenta a completare le zone. Ma infatti io adesso voglio chiedere, perché sono curioso, cosa vi piace di Pet Simulator X? Scriveteci nei commenti, perché per me sono troppo lunghe se non shoppi. Allora, quindi perché vi piacciono? Io provo a dare la mia risposta, perché finché facevo le live l'ho giocata tutta. È molto rilassante, cioè è una di quelle mappe che a me in live piaceva un sacco, perché essendo lenta mi permetteva anche di leggere molto la chat, quindi sotto il mio punto di vista ci stava per quel motivo. Però io in generale, Steph, le trovo proprio rilassanti, cioè sono proprio belle, stai lì. Okay. E penso che piaccia, sai cosa? Il senso di progressione, cioè che tu ti migliori e diventi sempre più forte. Poi non lo so, ragazzi, ditemi la vostra, perché sono curiosa anch'io. Sono curioso, sono sì, curioso. Sì, sì, sì. In ogni caso, ci fermiamo. Silenzio. Ci fermiamo così. Ah, speriamo che la vi sia piaciuto questo video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.